Posso, Presidente? Sì, il tema credo che sia ben noto all'assessore Giampedrone, perché quando si è trattato di recepire le norme nazionali in tema di protezione civile nella legislazione regionale, peraltro di comune accordo, diciamo, tra noi che l'avevamo proposto, la maggioranza, e l'assessore Giampedrone che l'ha accolto, avevamo inserito alcune norme che consentivano di dare l'avvio, almeno sulla carta, al sistema formativo regionale di protezione civile e antincendio boschivo, peraltro avvalendosi di una struttura che è interamente partecipata dalla Regione come il CIMA, che avrebbe potuto essere, diciamo, l'ente di riferimento a cui aggrapparsi per sviluppare questo sistema formativo. Era da un lato, come dire, un elemento di innovazione del sistema, perché non è che in questi anni non siano avvenuti richiedono un salto di qualità, perché è un grande polmone a disposizione della Regione Liguria, un grande insieme di energie, di risorse umane che vengono messe in atto, diciamo, nei momenti in cui lo richiedono le norme e le azioni di protezione civile, però questo grande patrimonio umano è giusto che venga riqualificato e formato costantemente. C'è un esempio concreto a cui noi ci siamo rivolti, che è quello della Regione Lombardia, che lo ha sviluppato in tempi non sospetti. Credo che sia venuto il momento anche in Liguria di poter fare atti conseguenti. Siccome credo che non sia successo nulla fino a questo momento, ma volevo chiedere all'assessore Giampedrone, in realtà questa interrogazione voleva essere soprattutto uno stimolo e una sollecitazione a muovere passi, diciamo, nella direzione che abbiamo tracciato insieme, magari individuando dei progetti sperimentali che possano consentire di attivare la governance di questo nuovo sistema formativo al servizio della protezione civile. Sì,